Dottoressa Viviana Balena del servizio di prevenzione, la dottoressa fa parte del gruppo del contact tracing dal primo giorno dell'emergenza, ma è anche una vaccinatrice e lo fa quotidianamente. Dottoressa, oggi lei è la prima a vaccinarsi, perché? È un privilegio per me oggi, dopo mesi di buio, finalmente riusciamo ad intravedere una luce in fondo al tunnel. È una luce importantissima che tutti noi dobbiamo guardare, perché tutti dobbiamo guardare nella stessa direzione. L'importanza della vaccinazione mai quanto oggi è stata così viva, o meglio da stamattina, o meglio io non ho dormito questa notte, proprio perché credo nel vaccino, credo nelle vaccinazioni, e credo che questo vaccino possa davvero aiutarci. Noi operatori sanitari siamo in prima linea, diamo il buon esempio oggi e si spera che questo esempio lo diano tutti, accoratamente, perché la lotta deve essere di tutti e dobbiamo vincere questa battaglia. Vito Piazzola, direttore generale dell'ASL Foggia. Oggi una giornata importante perché ha un grande valore simbolico, ma dalle prossime giornate che cosa accadrà in provincia di Foggia? Bene, dalle prossime giornate accadrà che tutto il sistema metterà in moto una rete importante per vaccinare innanzitutto le persone più fragili all'interno delle strutture residenziali, insieme agli operatori sanitari, e poi seguiremo la scaletta delle priorità che ci è stata indicata dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Regione Puglia. Noi contiamo di vaccinare un numero importante di questi 630.000 abitanti della nostra provincia, e in modo tale da ottenere l'immunità di gregge cosiddetta. Naturalmente il sistema è stato organizzato affinché ci siano sempre gli stessi principi ad ispirarci, quello della tempestività e quello della prossimità. La rete vaccinale è già consolidata, noi stiamo per mettere in sicurezza i primi 10 punti vaccini e per mettere in sicurezza anche il trasporto di questi vaccini. L'hub è quella del Policlinico Ospedali Riuniti, e da lì partiranno le dosi tutti i giorni per poter raggiungere in periferia anche i luoghi più distanti. Di quanti operatori sanitari stiamo parlando? E, diciamo, mettendo insieme i nostri che arrivano a superare ormai i 6.500, a questi dobbiamo aggiungere anche quelli tutti della sanità privata e delle strutture residenziali, appunto. Parliamo di più di 10.000 operatori. Vicepresidente, una giornata importante, lei oggi la sta vivendo con l'ASL di Foggia. Sì, una giornata importante perché è la giornata che tutti aspettavamo ormai da mesi e speravamo che arrivasse il giorno in cui gli scienziati trovavano il vaccino, e oggi in tutta Europa si inizia questa lotta contro il Covid, e io mi auguro che oggi sia l'inizio della fine del Covid. L'inizio, ma comunque l'inizio della fine. E qui a Foggia c'è un'organizzazione che consentirà di affrontare questa vaccinazione di massa, che parte prima dagli operatori sanitari e dai i malati, i residenti nelle RSA, e che poi si estenderà a tutta la popolazione. Marilena Piccirilli, infermiera dell'ASL Foggia, perché oggi ha deciso di vaccinarsi? Perché ho sempre creduto nella prevenzione vaccinale soprattutto, e questo per me è un onore, essere la prima infermiera dell'ASL ad essere vaccinata, perché la vaccinazione è una responsabilità, prima di tutto nei confronti degli altri, dei pazienti che assistiamo. Io lavoro nell'ufficio vaccinale di Foggia, e quindi nei confronti dei bambini, e quindi sono molto contenta, emozionata sicuramente, di ricevere la prima vaccinazione. Michele Martino, assistente sanitario della ASL Foggia, perché i suoi colleghi dovrebbero seguire il suo esempio e vaccinarsi?
poiché è un atto di responsabilità verso coloro che stanno combattendo contro il Covid-19 o coloro che hanno perso la vita appunto per il Covid-19. E con oggi, con questa giornata, possiamo porre fine a questa pandemia. Voglio fare un ringraziamento a tutti. Comincio dagli esterni, le forze dell'ordine, che ci hanno permesso anche di venire in tutta tranquillità da Roma a Bari e poi nelle nostre periferie, che sono oltre quella di Foggia. Noi abbiamo voluto simbolicamente portare il vaccino anche a San Severo, dove si concentrano anche lì alcuni operatori che sono stati in frontiera, che sono in frontiera. Poi andiamo a San Giovanni Rotondo, perché i nostri vaccineranno anche una piccola parte degli operatori di San Giovanni Rotondo, ma diciamo poi si procederà come negli altri posti a fare anche tutto il resto. Soprattutto andiamo nella RSA di San Marco in Lamis. San Marco è stata una zona particolarmente segnata da questo problema. E naturalmente qui a Foggia abbiamo voluto dimostrare che esiste anche già una rete che funziona e che può fare, diciamo, allo scopo. Siamo con Iannucci, che oggi non c'è, purtroppo non c'è, che salutiamo, è stato, diciamo, anche lui un protagonista di questa giornata, vessato dal direttore generale anche di domenica notte, ma insomma si trattava di organizzare una cosa importante e quindi ci siamo tutti impegnati, soprattutto tutti i collaboratori si sono impegnati e con lui abbiamo già previsto un'importante rete che lavorerà a favore appunto della somministrazione. 10 punti in sicurezza per il momento li stiamo censendo e valutando e dovranno funzionare. Per questo, se sarà possibile, utilizzeremo anche i drive che abbiamo messo in giro. Naturalmente dobbiamo valutare anche lì la sicurezza di che tipo di vaccino può essere somministrato all'esterno e se questo è possibile naturalmente avremo un importante, come dire, flusso che può essere vaccinato anche attraverso. Noi ci aspettiamo una vaccinazione biblica, scusatemi il termine, però è come un censimento quello che faremo. Naturalmente scalettato per priorità, quindi il ringraziamento è doveroso a tutti, ripeto, chi ci ha garantito questa giornata, dalle forze dell'ordine, a tutti i collaboratori, quelli che sono presenti qui anche di domenica, mi rendo conto, ma è un punto importante, una conquista per tutti e andava sottolineato. Grazie per quello che avete fatto.